È da tantissimo non ci vediamo. Ho caricato altri due video, anzi tre video, scusate. Però non erano riguardanti né tutorial, né haul, né review, niente. Ma di una serata per la festa del paese dove hanno suonato mio papà e il mio fratello con le loro rispettive band. Ho caricato questi video e oggi ho avuto 5 minutini stasera e quindi vi faccio vedere i miei acquistini di ieri mattina al mercato. Allora, velocissimi, sono pochissimi. Partiamo da l'ombretto. Allora, gli ombretti ho comprato questa palettina dell'Astra che è il 106 e c'è il rosa. Ora non si vede benissimo perché sembra tutto lo stesso colore, no? Praticamente c'è quello che dovrebbe essere un bianco, però se vedete c'è sopra il bianco, è rosino chiaro chiaro, no? E però poi dove ho messo il ditino c'è il rosa sotto, accanto c'è un rosa chiaro chiaro che non scrive. Vabbè, è super chiarissimo. Poi c'è un rosa così e questo sinceramente non l'ho mai usato, che è un prugna. Sì. Poi ci faccio anche un tutorial su questo perché è bellino. Questo l'avevo verde, l'avevo marrone e ho preso anche questo. Poi dopo, tutte le mani imbrattate. Comunque. Poi dopo ho comprato questa della Natura, Natura Pura Cipria Compatta, la numero 2. Vabbè, lasciamo stare con lo specchiettino e la cipria. Carina, non l'ho ancora provata, ma tipo ho speso 2 euro, boh. E poi ho preso, che però non sono contenta del colore, il fondotinta cremoso, sempre della Natura Pura, il numero 11, però ho già infilato un po' le dita. Però sopra è scuro, però poi dopo è scurino, eh. Se lo stendi bene, boh, va bene. Però è un po' scuro. Però sotto è più chiaro. Poi ho preso questi tre smalti. La mia mascara anche questi. Tre smalti. Il verde è questo, che è molto persiana, sempre della Natura Pura, eh? E questo è il 299. Sì, Sara, ciao, buongiorno suonatori. Poi c'è questo questo tipo fucsia qua, sì, che anche questo l'ho già messo, molto carino, che è il 15. Poi c'è questo che è il 16 e è questo lilla. Sembra un po' un colore da morto, eh. Tipo i nastri, quelli che sono su le poverini, è morto. Quelli che sono su i cuscini, no. Però è carino. Il verde è questo, ho già provato anche questo e messi con il top coat trasparente. Io l'ho messo oggi, ho stravolto un negozio su, dicevo, e è rimasto tranne questo, che poverino, era morto già prima. Questi sono i miei ultimi acquisti e ora vi caricherò questo video, poi un altro video dove ci sono delle foto di mia sorella, che se vi piace il trucco che le ho fatto per una premiazione, una gara ciclistica, lei premiava chi vinceva. Se vi piace vi faccio il tutorial, è molto veloce.
E poi vi carico un altro video, una richiesta da Max Sins, lo stesso mi aveva richiesto all'inizio un tutorial sull'aligner, ed è un trucco un po'... Lui l'ha definito gotico perché è vero, su un particolare video. Poi vi caricherò anche il link del video. Niente, detto questo, vi saluto e niente, alla prossima. Ciao!